Zero è la porta viva con il telaio in alluminio a scomparsa nel muro. Con planare, a tirare oppure a spingere. Il telaio è adatto a intonaco o cartongesso. Con le piastre di fissaggio richiede un vano largo 83 mm e alto 39 mm in più rispetto alla misura nominale della porta. Si consiglia di lasciare una tolleranza per poter inserire il telaio per eventuali imperfezioni del muro. Una larghezza di 9 cm e un'altezza di 4,5 cm in più rispetto alla misura nominale della porta sono sufficienti per poter inserire agevolmente il telaio. Il telaio deve essere installato sul pavimento finito. È possibile e consigliato spedire i telai precedentemente alle porte per averli in cantiere durante la costruzione dei muri. L'anta ha uno spessore di 58 mm, il 40% in più rispetto alle porte comuni, con battuta su tre lati, cerniere invisibili e regolabili in tre direzioni, in numero proporzionale all'altezza della porta. La larghezza minima è di 60 cm fino ad una larghezza massima di 110 cm con step di 5 cm. L'altezza standard è 210 cm fino ad un'altezza massima di 300 cm con step di 1 cm. Le porte possono essere realizzate anche con un'altezza dal pavimento al soffitto, che saranno fornite con il telaio in alluminio con solo i due montanti verticali senza attraverso. L'anta può essere laccata, opaca o lucida, liscia o con pantografature con disegni grafici a 1, 2 o 3 riquadri. Le ante possono anche essere rivestite in legno, oppure fornite solo con mano di fondo per essere pitturate come il muro. La serratura magnetica senza viti a vista è predisposta per essere solo foro o maniglia, con chiusura a nottolino privacy oppure con cilindro iale. V0 può essere disponibile anche in versione doppio battente. L'imballo delle porte Viva protegge l'anta in ogni suo lato e sugli angoli. Su richiesta è a disposizione la cassa di legno Viva.